specie di ossaio di perfumo. Un ossaio perfumo, ormai l'opera dei pupi era finita, quindi... Interessante, allora cosa è successo? Che poi abbiamo cercato di riprendere di nuovo il teatro dei pupi a Sortino. Dopo un certo numero di anni. Dopo otto anni dell'acquisto o dopo otto anni? Otto anni dalla morte. Ah, dalla morte, sì. E quindi ci hanno dato il parere positivo e abbiamo rispolverato. Ma avete creato un'associazione? Abbiamo creato una compagnia. Una compagnia, ecco. Con un vecchio maniante del nonno, io e altri. Maniante, che cos'è il maniante? Sarebbe il manovratore, quello che manovratore. Sta accanto, diciamo, all'oprante, quello che opera. Allora, come sono i nomi? C'è l'oprante che... C'è l'oprante, il maniante e il porgitore. Ah, e il porgitore, queste sono le tre figure... Le tre figure, insomma, del... Che poi dipende da quanti personaggi ci sono in scena, i... I manianti possono essere tre, possono essere anche quattro. Sì, sì. Per fare... Però siccome in pratica i pupi sono pesanti, quindi il maniante ne può maneggiare uno alla volta. Certo. E quindi quando ci sono scene di doppie battaglie ci vogliono quattro manianti sul palco. Certo. Abbiamo anche il fatto che l'oprante, che quello che opera, che recita, fa anche il maniante. Ah, eh sì, certo. Che nel sì. Catanese non si usa. Ah, lui fa solo, in definitiva fa solo la voce. Fa solo la voce e poi ha i manianti che stanno sopra questo stanno appoggio, no? E allora perché questo succede da Ignazio Puglisi? Perché il palermitano che oltre a recitare fa anche il maniante, perché loro maneggiano ai lati, quindi... Sì. Siccome mio nonno si spostava, era un girovago, ritorniamo a dire, sì. E quindi si spostava di paese in paese, allora non sempre poteva trovare delle persone che erano brave già a maneggiare. Ah, perché non è che lui aveva le sue persone, no, che si era solo dire. Suo figlio che si spostava. E ah, quindi poi doveva trovare una manovalanza in definitiva. Una manovalanza che piano piano poi cominciava a far fare i primi passi e piano piano diventava poi un maniante nel tempo. E perciò lui aveva questa necessità di essere là, quindi fare l'oprante e il maniante allo stesso tempo, perché non c'era nessuno. Certo, i primi tempi certo. Veniva il figlio che viaggiava sera per sera con la Vespa allora. E poi man mano che qualcuno imparava a maneggiare questi grossi pupi, poi mio papà andava meno. Ma scusa, per spostarsi dicevi che andava col camion, ma quei tempi lì con che mezzo si spostava? Col carretto? Col carretto, certo. Ah. Mio papà andava invece ad aiutarlo, aveva un'antica Vespa o un motore prima e andava così ogni sera, poi tornava a casa. E poi lo spettacolo e tornava a casa. Poi il carretto con calma riportava tutto a casa. No, perché lui era a quell'epoca era a posto fisso, cioè stava in un paese 8 mesi, un anno, 6 mesi. Quindi lui andava ad abitare anche in quel paese. Ah, mentre il figlio, mio papà, essendo sposato a Sortino, non poteva lasciare. Ecco perché andava con la Vespa, per 8 mesi, quindi adesso faceva viaggi. Benissimo. I primi tempi, fino a quando poi una persona non imparava. Senti Maglio, adesso apriamo una parentesi, tuo nonno che girava così, mi è venuta in mente una certa storia che forse non so se sarà vera, cioè che una volta era Melillese, volevano la farsa così, tu sai questa storia, già ti risulta che si racconta questa cosa, è successa, è vera? Sì, è una storia abbastanza vecchia, insomma, che in tutti i paesini dove viene attribuita qualcosa a una persona importante, una persona insomma conosciuta, magari si ci ricama sopra e si costruiscono delle barzellette poi alla fine. Ah sì, Sortino è Sortino specializzato nell'appiccicare barzellette alle persone viventi o non viventi. Ma comunque, conoscendo mio nonno, che era una persona molto, infatti era principe puparo, perché era un signore veramente nel carattere e nel modo di fare e di parlare. Perciò non si sarebbe mai permesso di dire qualcosa del genere a delle persone che, oltretutto, Melilli è un paesino dove lui ha fatto spettacoli per diversi anni ed era pieno, il teatro era sempre pieno così e lui me ne ha parlato sempre bene, quindi non si sarebbe mai permesso. Insomma, lui mai avrebbe potuto dire una cosa simile. Eh sì, perché si sarebbe precluso il pubblico melillese. Il pubblico melillese era un pubblico eccezionale, quindi...
doveva scappare. Vabbè, no, quindi no, dice, no, definiamola una storia metropolitana. Una storia metropolitana, anche quando si dice, per esempio, Rossa Ragnazio. Ah, lui, sì, anche quella, è vero, sì, 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 sì. Però, in primis, se si diceva Rossa Ragnazio, che era un altro pupato di Lentini. Ah, Ragnazio. Ragnazio è passato a Dognazio. Mi ricordo, questa me la ricordo anch'io, che perché si raccontava questa cosa, che poi lui diminuiva la quantità di... quella parolaccia, sì, ma quella sì, Orlando sì. Neanche uno e non è neanche vera. Quindi. Come per esempio la cosa vera, la cosa bella è che a Sortino i pupi siciliani, che conosciuto in tutto il mondo come i pupi siciliani, sì. A Sortino sono i pupi di Ragnazio. Ah. Perché quando un sortenese arriva fuori e vede i pupi, non sono i pupi, sono i pupi Ragnazio, perché certo. Don Ignazio è stato quello che gli ha inculcato. Vediamo in altezza che differenza c'è di altezza tra il pupo e... ecco così, sì. Quindi stavamo dicendo che poi avete fatto questa associazione. Sì. E cosa avete fatto? Avete ripreso i pupi praticamente che non erano più vostri, erano della sovrintendenza, con il permesso penso, così avete cominciato a fare qualche rappresentazione a Sortino, mi immagino. Ma sempre a Sortino, perché sì. Non si potevano uscire. Ah, non si potevano uscire. Fino a quando poi la sovrintendenza ha detto che non si potevano più toccare questi pezzi. Perché effettivamente allora, c'era un consumo poi. C'era un consumo, sì. Quindi voi cosa avete fatto? La vostra compagnia ha dovuto procurarsi degli altri... Sì, abbiamo fatto costruire un 20-25 pupi così per poter... Di che anno stiamo parlando? Ma stiamo parlando dell'89, no, stiamo parlando 90... 90, 80, ah, intorno 90, al 90, sì, sì, intorno al 90. C'erano persone che costruivano pupi. Sì, ad Aci Platani, vicino a Cireale, ce n'era uno. L'abbiamo... Ah, il famoso Pulvirenti, sì, che ne ha parlato, Gianfranco. L'abbiamo contattato. Quindi voi l'avete conosciuto prima di Gianfranco? Prima questo... questa persona simpatica. Gianfranco ancora non faceva parte della vostra compagnia, no, perché no, era la prima era compagnia. La prima, ah, questo, questo era un allievo di Cardello. Ah, un altro puparo famoso, si chiamava Cardello. Un costruttore era, sì. Ah, un costruttore. Era l'allievo di Cardello, che io fra l'altro ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere, perché adesso è morto, non c'è più. Ah. Abbiamo fatto costruire questi pupi. Gli avete ordinato 20 pupi? 20 circa, sì, più quelli che c'avevo io, quindi erano un 24 in scena. E quindi avete dovuto anticipare un bel po' di... Sì, abbiamo fatto qualche prestito, qualcosa, perché certo, non si poteva togliere, sì, nulla, sì, alle famiglie. In previsione che poi con gli spettacoli avreste... perché la vostra intenzione era riprendere gli spettacoli itineranti. Sì, no? Di cominciare a uscire fuori, perché a Sortino si potevano fare sempre spettacoli, cioè, certo. Uno per la sagra, uno per la festa, però voglio dire. Sì, sì. E con questo nuovo teatro si è cominciato ad andare in qualche paesino fuori, si è cominciato a fare qualche sagra, qualche festa, qualche festival. Sì. Fino al, questo è stato fino al 2000 circa, 1999-2000, sì. Da qui poi per motivi miei di incomprensioni mi sono staccato. Come succede a volte in tutte le brave compagnie, incompatibilità di carattere, varie cose. Sì. Non mi trovavo insomma in questo. Ah, quindi tu sei uscito, uscito ma solo tu o qualche altro? C'era Marco Cannata con noi, prima era uscito lui e poi l'ho seguito anche perché con Marco... avevamo sempre collaborato, quindi lui scriveva, io mettevo in scena, quindi c'era una certa collaborazione, quindi non mi sono più trovato e sono uscito anch'io. E abbiamo costituito questa nuova associazione, quindi abbiamo rifatto di nuovo il teatro. Altri Ma pupi, uscendo no. Vi siete portati la vostra parte, no, di no, pupi? No, non abbiamo portato nulla, l'abbiamo lasciata tutta all'altra associazione. Una nuova associazione con nuovi pupi, ma sempre costruiti da Pulvirenti. Da Pulvirenti prima. Poi c'è stato Gianfranco che ha una buona manualità, Salonia, Gianfranco Salonia, sì, che hai conosciuto. Siccome lui gli piaceva tanto questo lavoro di cesellatura, di sbalzo. Sì, la stella, dice che ci ha messo un sacco di tempo per imparare a fare, sì, la stella. È innamorato di... Comunque ha un'ottima manualità. Poi l'abbiamo visto, mi ha fatto la seduta stante, mi ha fatto, sì, un piccolo... Una buona manualità, un'ottima manualità.
E quindi ha fatto il primo pupo, poi ha fatto un erminio della Stella d'Oro, Ah, addirittura. eh sì. Ha fatto quel Ah pupo. sì, che era quello che poi gli ha mandato la foto a Pulvirente e gli ha detto: hai fatto un Ah, un errore che poi errore. lui ha cambiato, Sì, però sì. il E beh, primo pupo. d'altronde ho il primo. Sì. Però da lì è nato, sono nati E dei le vecchi che scene cos'è? Una tela. sono delle tele arrotolate che sono messe anche Ecco, là. ma le tele le ha comprate anche la sovrintendenza, quelle che Tutto, aveva quelle tuo vecchie, sì, nonno. quelle E quindi vecchie. le avete dovute rifare? Le ho rifatte io. Ah, tu Mi sei il piace pittore della molto. compagnia. Sì, io sono il pittore, non il costruttore, Ah. perché mio nonno è anche il pittore del suo teatro, quindi lui Sì. faceva le scene, faceva il teatro, faceva le Ma tu partite. oltre a fare poi a pitturare le scene, cosa fai? Poi L'operante? io sono l'operante, sono la voce La e il voce. maniante. Ah, anche Sì, maniante. allo stesso tempo, perché quello che faceva il nonno. In previsione, prima del 7 ottobre, Sì, qualche una, spettacolo. uno spettacolo, chi Sì. lo sa, forse per la sagra del Mien, Sì. manca pochi giorni alla sagra e Sì, non pochissimo. sai No, perché qua siamo quelli dell'ultimo momento, quindi Speriamo non. che possa essere presente, oppure se farete uno spettacolo in Lombardia, io sicuramente prenderò Sì, la macchina e è più verrò. facile farlo in Lombardia che farlo al Sortino. Ha fatto tanta strada. E quali sono i Ma noi componenti? abbiamo fatto I tutto. componenti, I componenti componenti. siamo io, Marco Cannata, Gianfranco Salonia, mio figlio Giancarlo. Ah, tuo figlio Giancarlo, quindi hai un figlio che Ah, un già figlio. segue le orme del Sono papà, quindi siamo entrambi. arrivati ai giorni nostri. Sì, poi comunque da allora con la nuova compagnia noi abbiamo fatto un po' tutti i festival italiani, tutti i teatri, siamo stati al Verdi di Pisa, abbiamo fatto dei teatri importanti, abbiamo fatto un cortometraggio a Ma Cinecittà, invece a siamo andati in Sortino mi Belgio. sembra che sia stata una rassegna dei Mario, oppure le facevate prima? Sortino si faceva la rassegna ogni anno delle La marionette, vostra nuova compagnia la faceva. la nuova compagnia. Quindi era la vostra che poi venivano invitate le Tutte le compagnie del altre compagnie, circondario, sì. quindi che so, per 2 giorni, 3 giorni, una Una settimana. settimana durava questa rassegna, Ma cosa 7-8 c'erano? giorni. Diversi palchi Sì, montati oppure su un solo palco si... No, ogni pupazzo portava la sua attrezzatura, il suo palco, quindi montava, noi davamo solo il posto Quindi dove. in diversi angoli di Sì. Sortino c'erano queste cose, ma in occasione della sagra del miele veniva No, era fatto una rassegna a a parte. parte, la rassegna delle marionette. Poi c'è stata una rassegna più importante, mi sembra. Poi dentro questa rassegna si è Ah, inserito si è il inserito. maestro Mimmo Cuticchio con la macchina dei sogni e per 2 anni abbiamo fatto Ma chi questa è Mimmo esperienza. Cuticchio? Mimmo Cuticchio è un pupazzo della via Palermitana, è venuto anche perché noi eravamo vecchi amici Ah, beh, bravo. come famiglie. Ah, come famiglie. Poi lui era venuto a Sortino tanti anni fa perché a conoscere il nonno e a visitare il nonno, però poi è venuto quando ormai il nonno non c'era più ed è venuto a portare appunto la macchina dei sogni perché aveva il piacere di fare la macchina dei sogni nel paesino dove Ignazio Puglisi, insomma, Ah, era quindi lui ha morto. questa cosa che ha inventato, che l'ha chiamata la macchina dei Sì, sogni. è una rassegna annuale che lui Ah, fa quindi la rassegna, una sua rassegna inserita nella rassegna nella rassegna, sortinese. E che sono nate poi, sono sì. state fatte No, due libri, due due per due volumi. volte, due volumi. Oh, qui vedo però che c'è una medaglia d'oro. Che cosa rappresenta? Ma Ignazio Puglisi è stato premiato per i 50 anni di spettacolo itinerante Ah, dall'Agis, 50 anni praticamente. di Ma vedo che spettacolo, qua ah, c'è una cornice, perché c'è il marchio dell'UNESCO. Ha qualche attinenza l'UNESCO? Come mai è qua in mezzo a sì, queste due pupi? l'UNESCO perché nel maggio del 2001 il Teatro dei Pupi, attenzione, il Teatro dei Pupi è stato inserito per la prima volta nella storia come patrimonio immateriale Sembra se tu dell'umanità. volessi fare una piccola dimostrazione, per Una esempio, di ripetuta, una. allora, il pupazzo quando è fuori dal legno non diventa una persona Ah, quindi normale. Il non si pupazzo deve immergere, deve essere diventa immerso nel. pupazzo quando si mette sul legno e è immerso nella Ah, pupa. quindi Allora non potreste cambia. neanche No, cambiare la voce così. non Ah, no, conviene ah, va così. bene, quindi ti Lo sentiremo sentiremo poi, in ti teatro, sentiremo sì. all'opera, va bene, va All'opera. bene.